Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti tutti a un nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e ogni mattina, dal lunedì al venerdì alle 8, siamo su YouTube e su Spotify per parlare di qualcosa che riguarda il mondo del puro resu. E oggi parliamo di un tributo, anzi in realtà di più tributi fatti a Masa Saito. Esattamente, partiamo da un lottatore che conosciamo molto bene e di cui parliamo tantissime volte, perché noi parliamo spesso di Noah, e uno dei lottatori della Noah è Masa Kitamiya, che in realtà si chiama Mitsuhiro. E come mai ha deciso di chiamarsi Masa? Beh, proprio grazie a Masa Saito, di cui forse vi ricordate abbiamo già parlato, no? Del Saito Suplex. L'importanza però di questo lottatore in patria è incredibile, quindi Masa Kitamiya sceglie questo nome e anche di, tra l'altro, vestire un attire molto simile a quello del grande campione del passato, proprio per ricordare Masa Saito. Quindi da Mitsuhiro decide di chiamarsi Masa. Ed è un bel tributo, un bel gesto, soprattutto per un ragazzo come Masa Kitamiya, che prende davvero tanto dal passato e lo sa riportare in modo estremamente moderno nel tempo presente, quindi davvero molto molto bravo. Siamo contenti che abbia scelto questo tipo di strada. Ovviamente non è stato l'unico, me ne viene in mente un altro di lottatore che ha preso proprio spunto da Masa Saito, che è Hiro Saito. In origine si chiamava Hiroyuki, ma che ha cambiato il nome e lo ha accorciato in Hiro, perché anche Masa Saito in realtà si chiamava Masanori e lo ha accorciato in Masa, quindi anche questo ha deciso di accorciare il suo nome. Erano più o meno coevi, diciamo così, erano più o meno nello stesso periodo. Tra l'altro Hiro è uno di quelli famosi e importanti anche nel mondo del puro resu, perché lui è stato quello che ha portato all'eccesso e ha fatto, diciamo, diventare popolare la Diving Center, una mossa che, diciamo, lui ha portato in lungo e in largo per tutto il Giappone. Ha influenzato il Giappone, ma non soltanto, perché anche altri wrestler che sono arrivati lì e poi sono tornati nelle varie patrie europee e italiane hanno utilizzato tantissimo la Senton come mossa, diciamo, fondamentale anche e soprattutto per un certo tipo di fisico. E quindi questo personaggio, pensate, anche così importante da un certo punto di vista, ha comunque preso spunto e ha fatto tributo a Masa Saito. Questo era un piccolo dettaglio della grandissima carriera di Masa Saito e di questi lottatori che hanno preso spunto, hanno dato un tributo a lui. Voi continuate a seguirci, perché magari sentirete ancora parlare di storie, di avventure che riguardano proprio questi personaggi. E se ci addentriamo ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify all'interno del passato, vi ricordiamo che noi tutti i martedì siamo alle 17.45, abbiamo cambiato orario, su Twitch, sul canale Il Lato Viola del Ring, per parlare proprio di Lariatto e del puro resu. Grazie di cuore per aver seguito fino qui, ci sentiamo ovviamente a un prossimo Lariatto.